Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo della porta OBD, che è presente in tutte le nostre autovetture, o almeno quelle degli ultimi 20 anni. Che cos'è la porta OBD? Beh, OBD sta per On Board Diagnostic, quindi la diagnostica di bordo. Grazie alla porta ODB, uno scanner si può connettere con la nostra centralina e con vari altri sensori presenti nella nostra autovettura e controllare ed eventualmente cancellare alcuni errori presenti all'interno della centralina stessa, che magari fanno accendere qualche spia, nel nostro cruscotto. Ma non ci limiteremo solo a parlare di questo. Io vi farò vedere lo scanner che uso io, cioè il Launch CRP 123, e andremo a vedere perché ogni automobilista dovrebbe tenere uno di questi apparecchi, uno scanner di questi, all'interno della propria autovettura, perché non si sa mai. Comunque vedremo tutto nel video, quindi vedremo come funziona, quali sono le opzioni, cosa ci possiamo fare, cosa non ci possiamo fare. Alla fine del video avrete un'infarinatura di a che cosa serve questa benedetta porta OBD, di cosa andare a controllare e anche di che cosa acquistare senza spendere una follia. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene, signori, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di andare a cercare la nostra porta OBD. Io ce l'ho sotto il cambio, ma non è così per tutti. Di solito questa porta si trova sotto il cruscotto del lato guidatore, quindi sotto il volante. Fate attenzione perché ha un verso la porta OBD. Questo verso lo notate dal buco che è presente nello spinotto, che è in corrispondenza a un fermo nella porta in cui l'andate a mettere. Quindi fate attenzione. Una volta che l'avete collegato, possiamo collegarlo dall'altra parte con una semplice porta seriale a il nostro lettore CRP 123 della Lunch. Come vedete, si accende subito. E questo è il primo lato positivo di questo lettore. Perché non ha bisogno di batterie. Usa la batteria della macchina. E questo è veramente un lato positivo, perché noi magari non lo useremo per mesi, per anni. Speriamo. E quindi qui io tento di utilizzare un touch che non esiste. E quindi il fatto di non doverci ricordare delle batterie sicuramente è una cosa ottima. Come vedete, cambiare la lingua è veramente semplicissimo. Si va nell'ingranaggio e si cambia la lingua in italiano, che quando le cose sono nella nostra lingua sicuramente le comprendiamo meglio, perché già questi sono dati tecnici a volte difficili da scoprire. Sulle impostazioni non ci dilunghiamo oltre, perché come vedete ce ne sono solo 4 e quindi non c'è niente da dire. Ora passiamo alla scansione dell'OBD e subito vi dico un'altra cosa: mi raccomando, accendete la macchina prima di fare la scansione, perché come vedrete, se non l'accendete, vi darà un errore. Adesso io velocizzo un po', così poi vi faccio vedere direttamente l'errore. Qui praticamente il nostro apparecchietto sta provando i suoi 10 test dell'OBD differenti, fallendoli tutti perché la macchina è spenta. Come vedete, eccolo qua l'errore. Adesso ve lo ingrandisco un attimo. Come vedete, la parte 2 dice se la chiave è su marcia. La traduzione è un pochettino così, però si capisce che la macchina deve essere accesa. Quindi adesso io inserisco la chiave, accendo la macchina, tento di nuovo di usare un touchscreen che non esiste, c'è cioè nel modello successivo. Beh, riproviamo subito a fare il test e adesso funzionerà in men che non si dica. Come vedete, tutto è andato come previsto, ha iniziato il suo monitoraggio e adesso mi darà tutta una serie di opzioni che io posso andare a controllare. Mentre che voi guardate che cosa può fare questo apparecchio o lettore di OBD, parliamo un attimino e capiamo a che cosa ci serve, perché un automobilista dovrebbe comprare un lettore OBD. Beh, i motivi sono diversi. Innanzitutto, le macchine diventano sempre più complicate, mentre le spie sono sempre le stesse. E quindi a volte ci si accende una spia, andiamo a vedere nel libretto di uso e manutenzione e vuole dire mille cose. Quindi abbiamo bisogno di qualcosa che ci dica che cos'ha la nostra macchina in tempo reale.
Un altro motivo che ci potrebbe spingere a comprare un lettore OBD è la benedetta spia del service. A volte noi facciamo tagliando, siamo molto bravi, quindi magari lo facciamo anche prima del previsto. Il nostro meccanico si dimentica sempre di resettare la spia e dopo pochi chilometri ci compare la spia che ci dice che dobbiamo andare a fare il tagliando. E questa è una spia veramente fastidiosa quando invece noi la manutenzione l'abbiamo già fatta. E tra l'altro adesso state vedendo che io posso fare diversi test anche per marca di auto. Io ho una Scenic, quindi me la posso andare a cercare, e questo mi introduce nel dirvi che questo apparecchio, cioè il CRP123 della Launch, è anche aggiornabile. Si può aggiornare tramite il sito internet della Launch con un cavo USB che trovate dentro la scatola. Quindi lo collegate al computer, ci sono delle istruzioni semplicissime con cui potete aggiornarlo. Ora, questo modello che voi vedete è già un modello un pochettino più avanzato. Ce ne sono dei modelli un pochettino più semplici che magari possono venire incontro a coloro che non vogliono e che magari non sono pratici di meccanica e non vogliono avere tutte queste informazioni. Io sotto in descrizione vi lascio sia questo link sia i link di altri lettori di OBD più semplici che costano anche meno, che però hanno quell'opzione che ci serve, cioè quella di cancellare i codici di errore quando ci sono codici che non servono a niente. Ovviamente, quando vi dà un errore, prima fate una telefonata al vostro meccanico di fiducia, che magari è meglio. Come vedete, a me continua a dirmi che non ci sono guasti, perché fortunatamente, per il momento, la mia macchina funziona correttamente. E questa è una cosa molto buona. Come vedete, possiamo anche visualizzare i dati. Questi dati vengono salvati in un SD, che fra poco vi farò vedere, che quindi potete togliere, portarla su un computer e anche stampare il risultato dei vostri test e magari portarlo a un meccanico. Anche perché moltissimi dei parametri che vediamo qui dentro sono incomprensibili per la maggioranza di noi, che non abbiamo conoscenze di meccanica molto profonde. Detto questo, io credo di avervi detto tutto, credo di avervi fatto vedere più o meno come funziona questo lettore OBD. Ovviamente, se ci sono delle domande, fatemele qui sotto nei commenti e io tenterò di rispondere al meglio delle mie capacità. Se volete un video specifico su un problema specifico, chiedetelo sotto nei commenti e io vedrò se posso accontentarvi. In questo momento vi sto facendo vedere dove sta l'SD che potete rimuovere per stampare i dati e credo che con questo vi ho fatto vedere tutto. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile, spero che vi abbia aperto un mondo su questa porta che tutte le macchine hanno e che ci può essere veramente utile anche per evitare che meccanici malintenzionati possano rubarci dei soldi, cosa che sarebbe una non bella. Detto questo, io vi invito, come sempre, a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.